4.600 paganti per il debutto in Serie D del Salerno Calcio, prima volta per la squadra salernitana nel campionato dilettantistico. In tribuna autorità Lotito, mezza Roma, il ministro Mara Carfagna. Entusiasmo sugli spalti, Perrone cambia molto per quanto riguarda la formazione annunciata alla vigilia. In campo dal primo minuto Biancolino, tra i pali c'è anche Iannarilli che ha recuperato da un infortunio. Novità anche a centrocampo, dove non ci sono Proia e Pacini, bensì Canotto e Giacinti. Prima azione di marca Salerno con Munard che crea problemi al portiere del Duchetto, poi ancora Munard alla distanza, il numero uno del Palestrina devia in angolo, ma forse la palla era già fuori. Quindicesimo minuto, Biancolino vuole mettersi in mostra e prova da centrocampo a sorprendere il portiere del Duchetto fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Applausi comunque per lui, per il coraggio dimostrato. Ancora Salerno Calcio, 17esimo, la palla a Munard che tenta la conclusione dalla lunga distanza, prova un crocio dei pali ma non è fortunato nella circostanza. Poi si fa vedere il Palestrina con questa iniziativa di Guia che reclama il penalty. Ancora Palestrina con Costantini che gira male di testa, buona opportunità per la formazione ospite. Poi Nicodemo innesca questa pericolosa azione degli ospiti, per fortuna Iannarilli si fa trovare pronto e strappa applausi, ancora una volta migliore tra i suoi Iannarilli. Errore di Del Duchetto che prende la palla quando è fuori dall'area, calcio di punizione che non sortisce effetti. Poi ancora Munard, palla per Biancolino, la sua girata molto bella, peccato fuori misura. Applausi ancora per il pitone che cerca in tutti i modi il gol, come anche in questa circostanza, ma ancora una volta la mira è imprecisa. Ancora Salerno Calcio, Licciardi pesca Biancolino al centro dell'area che si libera di Salomon ma non trova ancora una volta la porta, si arrabbia il pitone. Finisce così il primo tempo, 0-0, ripresa che si apre subito con il Salerno Calcio in avanti e con il gol firmato da Munard, una vera e propria perla che strappa applausi tutti in piedi per il gol dell'italo-francese Munard, rete a fil di palo con il portiere del Duchetto che non poteva far nulla per evitare di capitolare. La reazione del Palestrina è tutta in questa giocata del numero 2 Amendola che prova a creare scompiglio in area del Salerno, ma Giubilato ci mette una pezza. Poi ancora tiri dalla distanza del Salerno che prova a chiudere il match, nulla da fare, del Duchetto è attento. Poi Munard, ancora lui potrebbe dare la palla, ancora un dribbling e ancora una volta rete del Salerno Calcio con Munard, stesso palo, gol praticamente in fotocopia per Munard, doppietta all'esordio per l'ex giocatore di Benevento e Foggia. Finisce così 2-0, inizio promettente della squadra salernitana che va a ricevere il meritato applauso del pubblico. Poi a fine gara applausi tra Biancolino e la curva, quella curva che più volte lo ha fischiato da avversario. Adesso Biancolino è a Salerno e vorrà anche lui mettere il suo sigillo per raggiungere obiettivi importanti. 2-0, finisce così, debutto convincente del Salerno.